La comunità eterogenea, mutevole, solidale e aperta di lavoratrici e lavoratori dello spettacolo, dell'arte e della cultura, su cui si fonda il processo di sperimentazione politica, artistica e culturale in atto all'asilo, si riconosce nel ripudio di ogni forma di fascismo, razzismo, omofobia e sessismo, attraverso politiche attive di inclusione e di affermazione delle singolarità. Si riconosce nella liberazione dell'espressione artistica e culturale dalle logiche del profitto e del mercato, in quanto manifestazioni della creatività, della libertà e della personalità umana, nonché contributo fondamentale alla crescita qualitativa della società. Si riconosce nell'interdisciplinarietà e nella condivisione delle arti, dei saperi e delle conoscenze, nell'ottica di liberare il lavoro esaltando una visione delle relazioni umane, cooperativa e non competitiva, secondo il principio da ciascuno secondo le proprie possibilità e capacità, a ciascuno secondo i propri bisogni e desideri. Si riconosce nell'indipendenza dell'organizzazione culturale e artistica da ingerenze esterne alla pratica dell'autogoverno. Si riconosce nella ricerca del consenso nell'ambito della decisione, al fine di costruire un processo decisionale condiviso attraverso un metodo inclusivo e non autoritario. Crediamo che la ricerca artistica e culturale debba rimanere fuori dalle logiche del mercato e dalle pratiche di cooptazione discrezionale da parte del potere politico, e che necessita di investimenti a carico della collettività tutta, che solo apparentemente sono a perdere, perché si ripercuotono su tutta la società e contribuiscono al benessere collettivo.